Si parla spesso del passaggio dall'ingegneria del consumo all'ingegneria del riuso. Lei parteciperà a una tavola rotonda proprio dedicata ai volumi zero. Sì, in effetti, giustamente in questo convegno è stato deciso di mettere all'ordine del giorno, di mettere una tavola rotonda che parli di questo importantissimo argomento, perché noi riteniamo che in un momento di crisi che stiamo vivendo tutto il discorso anche del recupero del territorio sia fondamentale, e questo recupero del territorio deve assolutamente partire non più dal fatto di costruire occupando, consumando suolo in continuazione, ma di puntare sul riuso del territorio esistente. La vostra categoria è stata la prima in Italia ad indire, a mettere nero su bianco in merito ai temi ambientali con una carta ecoetica dell'ingegneria italiana. Questo progetto sta ripartendo. Che cosa vuol dire per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri? Per gli ingegneri vuol dire fare qualcosa di importante per la nazione. Non è, noi stiamo, ci facciamo promotori di questo progetto che vuole, punta a creare un comitato di ecoetica a livello nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come già esiste il comitato di bioetica, no? Un comitato che possa intervenire e dire la sua su tutti i problemi fondamentali del pianeta.